È stato presentato ad Arezzo il comitato per il sì al referendum costituzionale. L'onorevole Marco Donati, insieme a Marcello Carimani e Pier Giovanni Menicatti, hanno dunque dato il via alla campagna a favore del referendum confermativo che, con la vittoria del sì, secondo i promotori, darebbe più stabilità e più forza all'azione di governo e alla credibilità del paese. Penso, dico, che uno non debba essere renzista, ma deve essere chiaramente partecipe e partecipare chiaramente a quelli che sono i cambiamenti reali e radicali della nostra società. Questo cambiamento è possibile tramite le riforme, che non sono sicuramente il meglio, ma sono il bene per la nostra città. E come detto inizialmente, che chiaramente non sono la fine del cambiamento, ma sono soltanto l'inizio, perché da questo si potrà capire poi nel proseguo quali sono poi le cose da limare, da cambiare, da modificare. Allora, la cosa importante è sostanzialmente questa. Partecipo ben volentieri, anche perché, come nel passato ho dimostrato, non sono d'accordo su un governo della sanità delle regioni, dove le regioni cambiano radicalmente il tutto, va bene, in una sola regione, quando invece la sanità è un problema nazionale. La nostra Costituzione dice che è un diritto del cittadino avere una sanità pubblica che gli consenta di stare nel miglior modo possibile. Attendiamo da anni delle riforme, tutti gli osservatori internazionali, gli investitori internazionali guardano alla stabilità di questo paese. È chiaro che se questa riforma non dovesse andare in porto, una riforma voluta da tutti i gruppi parlamentari il giorno in cui fu rieletto, ricordo 2 anni fa Giorgio Napolitano, si è concluso 6 letture parlamentari e oggi si passa alla voce ai cittadini, che credo dovranno essere informati, e questo è il compito del Comitato. Il rischio è che il Paese perda per l'ennesima volta la propria credibilità agli occhi dell'esterno. E rischi di entrare in una crisi politica simile a quella che oggi, per altri motivi, per esempio, coinvolge la Spagna.